Limoni di Sorrento. Sì? Ah, hai detto sì. Portiamo mamma in vacanza. No. Senza fretta. Limoncetta. In certe notti, perdersi con lo sguardo fra le stelle è uno dei modi più saggi di impiegare il proprio tempo. Le stelle sono illuminate, purché ognuno possa un giorno trovare la sua. Dallo studio 3 di TV Sorrento, Effi presenta l'oroscopo. Salve a tutti amici di TV Sorrento. Siamo di nuovo insieme per una nuova puntata dell'oroscopo di Effi. E come consueto cominciamo con il segno dell'Ariete. La vita quotidiana si farà più vivace e stimolante. Inoltre potete contare su alcuni piccoli colpi di fortuna che vi faciliteranno nel portare avanti le vostre iniziative. Non sottovalutate e non date mai per scontato tuttavia l'aiuto che riceverete dagli altri. Nella vita di coppia non mancheranno le discussioni motivate per lo più dalla gelosia del partner. Troverete i gemelli e gli acquari molto eccitanti. Difficile l'intesa con i bilanci. Amici del Toro, sul lavoro non ostinatevi a difendere una posizione che anche dentro di voi sapete ormai superare. Guardate avanti, siate aperti al nuovo e il destino che vi premerà. Nella vita di coppia potete superare ogni ostacolo se vi porrete all'ascolto del partner. Anzi, se baderete più a ciò che non dice piuttosto che a ciò che dice, sarete catturati dal magico romanticismo dei pesci e dei cancro. Con gli scorpioni gli scontri saranno continui. Amici dei gemelli, sul lavoro vi sentirete praticamente onnipotenti, circondati come sarete dalla simpatia e della stima di tutti. Ciò nonostante farete bene a muovervi con la massima circospezione, per non correre il rischio di sciupare la splendida immagine conquistata. Qualche bruffa, ma che riappacificazioni nella vita di coppia. Per quanto riguarda gli incontri e gli scontri, sarete particolarmente attratti dall'intraprendenza degli Arieti e dei Leoni. Per andare d'accordo col Sagittario dovrete fare in modo loro. Il segno del cancro. La routine quotidiana vi peserà più del solito, ma dovrete fare buon viso a cattivo gioco e portare avanti i vostri compiti con ordine e determinazione. Non ve ne pentirete. Per far funzionare le cose alla grande nella vita di coppia, apritevi di più col partner, rivelandogli anche i vostri desideri più segreti. I Toro e i Vergine scateneranno la vostra fantasia. Le vostre pretese alla lunga faranno perdere la pazienza ai Capricorni. Amici del Leone, sul lavoro non intestardirvi nel portare avanti un'iniziativa destinata al fallimento. Dedicate le vostre energie a qualcosa di meno impegnativo e faticoso e trovate il tempo per fare un po' di sport. Non date retta a certe chiacchiere tese a farvi litigare con il partner. Il benessere del vostro rapporto dipende solo da voi due. Per quanto riguarda gli scontri e gli incontri, i gemelli e i bilanci accenderanno la vostra passionalità. Gli acquari invece vi apriranno troppo diverso da voi. Andiamo avanti con il segno della Vergine. Non lasciatevi incantare da apparentemente facili occasioni di guadagno e soprattutto non fidatevi troppo di certi falsi amici che vi promettono mari e monti. Tenete i piedi ben piantati per terra e tutto andrà per il meglio.
Nella vita di coppia riceverete molte gratificazioni e sentirete il partner sempre più vicino. Il cancro e gli scorpioni vi appariranno molto desiderabili. I pesci vi terranno sempre sulla corda. Andiamo avanti di nuovo con gli amici della bilancia. Non cercate di fare tutto di testa vostra nell'affrontare un problema lavorativo. Tenendo in giusto conto il parere di colleghi e collaboratori, troverete la soluzione ottimale. Il leone e i sagittari sapranno toccare le vostre corde più nascoste. In comprensione con gli ariete, però. Amici dello scorpione, anche gli altri hanno il diritto di fare i loro ragionamenti e di esporli. Non credete? Quindi, se non volete sciupare i rapporti con colleghi e superiori, siate più disponibili all'ascolto e meno intransigenti. Riuscirete a scoprire un'esigenza segreta del partner e saprete soddisfarla, facendogli una bellissima sorpresa, per esempio. Il vostro fascino farà particolarmente colpo sui Capricorno e Vergine. Troverete i Toro alquanto irritanti. Amici del Sagittario, una vita sociale brillante vi consentirà di allacciare nuove relazioni che vi saranno molto utili anche per il vostro futuro professionale. Specie se siete giovani, disoccupati, avrete l'occasione di dimostrare quanto valete a una persona che conoscete da poco ma che già vi interessa parecchio. Gli acquario e i bilancia faranno volare la vostra fantasia amatoria. I gemelli vi appariranno intriganti ma sfuggiranno al vostro controllo. Amici del Capricorno, non è il momento del raccolto in campo professionale, ma quello dell'impegno e della tenacia. La situazione appare promettente, quindi non abbiate fretta. Alla fine avrete vinto voi. Un'attrazione improvvisa potrebbe farvi deviare dalla strada maestra, ma forse varrà la pena tentare una intrigante stradina laterale. Gli scorpioni e i pesci sapranno come prendervi al laccio. Troverete i cancro troppo capricciosi e contraddittori. Andiamo avanti di nuovo con l'acquario. Amici dell'acquario, non abbiate paura di puntare in alto in campo professionale. Le idee e i segnali del destino che vi giungono in questi giorni vi indicheranno il percorso da seguire. Non abbiate timore ad affrontare qualche rischio. Prenderete voi le redini della coppia e saprete guidare il partner nei territori da voi preferiti. Complimenti! Grande feeling con gli ariete e i sagittario. Con loro non vi annoierete di certo. Che lotta con il leone! I nostri pesciolini, al segno dei pesci, non abbandonatevi a sogni irrealistici che riguardano la vita lavorativa. Questo non significa rinunciare a progetti ambiziosi, ma all'insegna della concretezza. Una vita di relazione vivace e divertente vi metterà in contatto con persone affascinanti. Se siete single, potrete, come si suol dire, pescare in un mare pieno di pesci. Saprete come attirare a voi i capricorno e i toro. Con i vergini vi divertirete a giocare alla carta della gelosia. Amici da casa, grazie per averci ascoltato e vi do l'appuntamento alla settimana di nuovo insieme per una nuova puntata per l'oroscopo di Efi su TV Sorrento. Non mancate!